Buongiorno a tutti, oggi faremo una ricetta iper semplice ma per una gustosa colazione o merenda. L'unica cosa che sento di consigliarvi, siccome questi sono dei tipo saccottini alla mela di pasta sfoglia, di non prendere quella dell'Eurospin perché è troppo fina. Infatti vedrete poi nel video che malgrado tutti gli ingredienti fossero molto molto freddi, ho avuto estrema difficoltà a rotolarli. Prendiamo semmai una pasta sfoglia di marca che è un pochino più doppia. Comunque proseguiamo, gli ingredienti sono mela, zucchero, cannella e pasta sfoglia e una noce di margarina, perché io non adopero il burro, margarina vegetale, per fare una sorta di composta di mele. Mettiamo le nostre mele tagliuzzate tutte a cubetti, mettiamo la nostra cannella, e un paio di cucchiai di zucchero. Adesso lasciamo stufare una volta cotte le mele, le passerò nel mini pinner in maniera che diventerà una crema. Questa crema la travaserò e la lascerò raffreddare benissimo. Una volta stiepidita io la metto proprio direttamente in congelatore per qualche minuto in maniera che diventa proprio bella ghiacciata. Prepariamo la nostra pasta sfoglia, precedentemente messa qualche minuto prima in congelatore, e usiamo i due rettangoli, li uniamo da crearne una sola. E spalmiamo la nostra crema di mele. Iniziamo a rotolare. Come vedete ho difficoltà, perciò consiglio sempre quella un pochino più doppia. Comunque, una volta fatto il rotolo, lo riposto in congelatore. Tirato fuori, ho preparato questa specie di saccottino. Potete spennellarle con il rosso d'uovo, con il latte, io me ce li ho lasciati proprio così semplici perché poi avrei messo un bel po' di zucchero a velo. Ed ecco qui la colazione per i miei ospiti, è pronta, gustosa e semplice come piace a me. Vi auguro buon appetito e alla prossima!